Spa 1998 è una di quelle gare che da appassionato o da tifoso è impossibile da dimenticare. Chiunque abbia assistito a quell'episodio particolare può raccontare di emozioni incredibili. Paura, rabbia, stupore, certo amarezza, ma così tante difficili da ricordare in un'altra gara della storia della Formula 1. D'altronde, alla domanda qual è stato l'incidente più incredibile della storia della Formula 1, probabilmente qualsiasi persona senziente e appassionata risponderebbe Belgio 1998. La carambola scatenata dopo la SURS da David Coulthard, protagonista a modo suo ad inizio e metà gara, resterà probabilmente unica per numero di vetture coinvolte e conta dei danni soprattutto se si tiene conto che la gara era partita veramente da pochi secondi. Ma è solo l'inizio, una storia all'interno della storia. In una Spa Francorchamps allagata e in un tempo in cui correre in condizioni proibitive non era minimamente un problema rispetto alle tante misure restrittive per la sicurezza di oggi, la battaglia per il titolo iridato tra Michael Schumacher e Mika Häkkinen giunge a un nuovo capitolo, stavolta cruciale. Allacciate le cinture, si sale sull'otto volante di emozioni di Belgio 1998. Questa corsa di nuovo passa Villeneuve, a lui resiste, si agganciano, i due se non stanno attenti. Una cosa incredibile, entusiasmante, e siamo alla conclusione della corsa. For a way past his team leader Alain Prost, who doesn't like the wet. Andiamo con ordine. Due settimane dopo il miracolo di Budapest e ad un anno dalla schiacciante vittoria del 1997, tra le colline delle Ardenne diluvia ancora una volta e per la Ferrari, dopo l'Ungheria, il Belgio si trasforma in una nuova opportunità per recuperare punti sulla McLaren del finlandese, leader del campionato, ora distante, solo 7 punti. La classifica, dopo l'Ungheria, recita Häkkinen 77, Schumacher 70. Le McLaren, con Mika davanti a Coulthard, hanno conquistato l'intera prima fila in qualifica, davanti all'ottima Jordan di Damon Hill e alla Ferrari di Schumacher. I due vecchi rivali hanno rimediato al sabato oltre un secondo di distacco dalle vetture d'argento e la gara, con l'asciutto, non avrebbe storia. Il meteo, però, non è d'accordo ed ecco che arriva il diluvio. In partenza fino alla SURS tutto fila liscio, appena però si imbocca la discesa verso l'Eau Rouge succede il finimondo. Storica resterà la sentenza, tutto regolare sino a questo momento, di Giancarlo Mazzoni su Rai 2. Tutto regolare sino a questo momento. Passano pochi secondi e Coulthard, decidendo involontariamente di prendersi la scena del GP in modo del tutto personale, perde il controllo della McLaren su una griglia di scolo a bordo pista, taglia tutta la carreggiata in diagonale e va a sbattere sul muretto interno, rimbalza in mezzo alla pista, mentre da dietro arrivano tutti gli altri. Un completo disastro. Passano indenni Häkkinen, Villeneuve, Schumacher, Fisichella e, praticamente per miracolo, Damon Hill, ma per 13 dei loro colleghi non ci sarà scampo. Dalle retrovie si salva anche Ralf Schumacher, che non sa ancora cosa gli regalerà questo Gran Premio. Inevitabile la bandiera rossa, che dura praticamente un'ora. Barrichello, Panis, Rosset e Salo non riprendono la corsa perché i muletti, storiche macchine di riserva, non sono pronti per loro ma per i compagni. Si riparte, quindi sì, con griglia ridotta ma ancora sotto la pioggia. La seconda partenza regala un altro colpo di scena, che stavolta però coinvolge il leader del mondiale, Mika Häkkinen. Schumacher lo sfila all'esterno, le due macchine si sfiorano, Häkkinen anticipa un pelo col gas e si gira. Da dietro arriva Johnny Herbert con la Sauber, che non riesce ad evitare la McLaren e la prende piena sull'anteriore sinistra. KO per il finlandese e gara che si mette in discesa per Schumacher.
Safety car in pista e la gara riprende dal terzo giro. In testa c'è Damon Hill davanti alle due Ferrari, quella di Michael Schumacher e quella di Irvine. Il vecchio rivale ai tempi della Williams tiene testa alla Ferrari per quasi quattro giri, ma alla fine dell'ottavo passaggio Schumacher lo affianca alla vecchia bus stop e si porta davanti. In un giro rifila quasi 5 secondi ad Hill e si invola per un nuovo spettacolo personale. Intanto Irvine esce di pista, rovina l'ala e deve rientrare a cambiare musetto. Il vantaggio del tedesco cresce giro dopo giro. A metà gara Hill è a mezzo minuto e Ralf Schumacher, terzo, a 50 secondi dal fratello. Per Michael sembra tutto estremamente sotto controllo. Poi arriva il fatidico giro 25. Schumacher ha raggiunto Coulthard, ottavo, sì, ma che conta un distacco di 2 minuti e 13 e quindi è da doppiare. Jean Todt ha appena il tempo di raggiungere il muretto McLaren per assicurarsi che il doppiaggio fili liscio, che il pubblico zuppo di Spa resta pietrificato per ciò che è appena successo in pista. Vuoi per la troppa fretta di Schumacher di effettuare il doppiaggio, vuoi per la malizia di Coulthard, compagno di Häkkinen, che alza il piede decelerando di colpo, i due vengono al contatto e l'anteriore destra del ferrarista viene completamente divelta. L'episodio è plateale e la rabbia del tedesco trasuda anche dagli schermi televisivi, tanto che qualsiasi ferrarista testimone di quel giorno potrà dirvi che quasi Schumacher sembrava poter vincere la gara anche continuando a volare carico di rabbia su tre ruote. Così ovviamente non fu. Michael rientra ai box, scende dalla vettura e mentre si libera di casco e accessori vari, tira dritto indemoniato verso il box McLaren, cercando Coulthard per farsi giustizia da solo. A fermarlo ci prova prima Stefano Domenicali, che viene spinto via dalla furia del tedesco, e poi, riuscendoci, alcuni uomini McLaren che, frapponendosi tra lui e lo scozzese, evitano il peggio. In pista intanto a trovarsi in testa è la coppia Jordan con Damon Hill avanti a Ralf Schumacher e qui si accende un'altra lotta, stavolta interna, un'altra storia all'interno della storia. Il fratello minore di Michael ha un passo decisamente più veloce del campione del 1996. Tramite radio Damon Hill viene avvisato che il tedesco è almeno 3 secondi più veloce a giro. Damon, una volta saputo che il suo ex rivale in rosso è fuori dalla gara, utilizza tutta la sua intelligenza politica per comunicare che sarebbe meglio congelare le posizioni date le condizioni della pista ed evitare un contatto per la bagarre. Detto fatto, i due piloti tagliano il traguardo con una doppietta che coincide con la prima vittoria della Jordan e l'ultima di Hill in Formula 1. Al terzo posto, Alesi, al suo ultimo podio in carriera. I giorni, ma se vogliamo gli anni successivi alla gara, sono incentrati su un unico elemento di discussione: la volontarietà o meno del contatto tra Schumacher e Coulthard. Il tedesco dapprima accuserà lo scozzese mai realmente penalizzato di aver tentato di ucciderlo, per poi ammettere nel corso degli anni di essere stato poco lucido in occasione del doppiaggio. Allo stesso tempo Coulthard ammetterà di aver azzardato una manovra improbabile in quella fase. Pace fatta tra i due e nel tempo arriverà anche un buon rapporto d'amicizia. Tutto questo è stata Spa 1998, una gara amara, certo, per tutti i ferraristi, una giornata disastrosa, senza dubbio, per tutti i piloti, meccanici e team, ma vuoi per le montagne russe d'emozioni, vuoi per fascino e nostalgia, sicuramente una gara scritta in modo indelebile nel libro della storia della Formula 1.